noi sappiamo che tutti i misteri del nostro paese, che ancora purtroppo sono misteri, non li abbiamo risolti, cominciando dalla morte del mio amico Pasolini, un altro di quei misteri. Beh, noi sappiamo che tutti questi misteri sono collegati a queste, diciamo, parti oscure e non controllate e deviate delle istituzioni. Ora, io veramente credo che invece esiste, perché sennò sarebbe la fine del mondo, sarebbe terribile se noi non potessimo avere fiducia nei carabinieri, nella magistratura, nei giudici, eccetera. Quindi veramente è una parte deviata, no? Che dobbiamo sapere che è la parte deviata, anzi dobbiamo stare attenti a non pensare di accusare tutti, nello stesso modo, di fare del qualunquismo dicendo tutti sono così, tutti i deputati sono così. Non è così, bisogna, anzi, la cosa più importante che si può fare è quella di distinguere. Purtroppo, come avviene sempre nel nostro paese, arriva una nebbia che a un certo punto non si vede più niente, non si capisce. No, io dico della morte di Pasolini perché è una cosa che mi ha toccato tanto da vicino, perché insomma, una persona con cui andavo a cena tutti i giorni e con cui ho fatto un film, con cui era una vera amicizia, e così vederlo morto in quella maniera orrenda e poi sapere che il caso è stato chiuso rapidamente perché c'era un assassino che si è autoaccusato. Quindi hanno detto, beh, c'è il responsabile, basta, chiudiamo il caso. Invece no, bisognava andare avanti, perché era talmente evidente, noi amici suoi abbiamo detto subito, immediatamente, era talmente evidente che ci doveva essere qualcun altro, perché questo ragazzo Pelosi, perché Pasolini non è stato ucciso con un colpo di fucile, ha avuto una specie di corpo a corpo con qualcuno che l'ha picchiato selvaggiamente con dei bastoni, con delle assi, calci, pugni, era una fontana di sangue. Allora la persona che, o le persone che avevano avuto a che fare, che l'avevano ucciso, dovevano, non potevano non essere sporche di sangue. Invece Pelosi, quando l'hanno preso, non aveva neanche una goccia di sangue così addosso. Quindi era ovvia la cosa, no? Poi c'erano le tracce nella sua macchina di altre impronte che non erano sue, e poi c'erano tutte le tracce lì al Lido che non è, insomma, quindi noi l'abbiamo detto in tanti modi, noi suoi amici l'abbiamo detto subito. Dopo 30 anni, voi la sapete perché sta nelle cronache, dopo 30 anni il suo assassino ha detto non ero solo, dopo 30 anni. Però non ha detto chi era con lui. Quindi il mistero rimane, non si sa ancora se fosse un delitto politico, se effettivamente lui avesse in mano delle carte sulla morte di Mattei e chi era coinvolto in questa morte di Mattei, che è un altro del mistero, quindi si collegava a un altro mistero. Comunque, appunto, quando si arriva al punto... Ancora oggi noi non siamo riusciti, i suoi amici che abbiamo chiesto tante volte di riaprire il processo per la morte di Pasolini, non siamo stati soddisfatti in questo senso. Ecco, per questo dico, abbiamo ancora troppi misteri.